capo della Consult Invest che espugna Pezza delle Noci 87-82, strappa la seconda vittoria consecutiva in trasferta e sale a 8 punti in classifica. Prima sconfitta interna della stagione per la Pastareggia, che rimane a quota 14 in graduatoria. C'è l'ex Juve Oscar nel parterre del Palamaggio, neocittadino onorario di Caserta, premiato da Lega Basket e Panathlon e inserito nella Hall of Fame anche della nostra pallacanestro. Watt diventa subito un fattore e i bianconeri chiudono il primo periodo avanti di 5. Risposta di Fields e Jones, parziale di 18-8 in 6 minuti e situazione di punteggio capovolta. Dell'Agnello perde Bostic per infortunio, Pesaro cede diversi possessi e i padroni di casa impattano 36 pari all'intervallo. Nella ripresa 8 punti consecutivi di Sosa portano la Juve sul più 8, replica di Jones e Thornton e più 1 per i marchigiani al 28esimo, quarta frazione equilibrata, più 1 per i viaggianti al 35esimo. Caserta soffre la zona di buchi, Jones, Yasaitis e Thornton realizzano i punti che scavano il solco decisivo, 8 su 18 da 3 e più 5 a rimbalzo per la VL contro l'8 su 26 degli avversari, 24, 12 palloni catturati, 10 falli subiti e 32 di valutazione per Jones, 19 per Thornton. Dall'altro lato, trentello per Sosa con 11 assist, 6 falli subiti e 37 di valutazione, 18 punti per Watt.